ringrazio moltissimo il professor Gambino per dedicarci questa conferenza su un tema cruciale dell'orizzonte politico, sociale, contemporaneo, su cui si sentono veramente, insomma, le pulsioni più mortifere, diciamo, ecco, rispetto a questo problema, non solo diciamo degli atteggiamenti ostili, ma proprio degli atteggiamenti davvero di distruzione assoluta, come se il problema potesse essere, come dire, eliminato con una sorta di incantesimo, e invece è un tema di importanza cruciale, e siamo molto felici di poter ascoltare una conferenza basata su un lavoro di ricerca di lungo respiro. Il professor Gambino insegna sociologia del lavoro all'Università di Padova, sulla questione ha lungamente lavorato con ricerche molto originali, l'ultima delle quali, se non sbaglio, quella almeno che ho visto, mette a fuoco un intreccio veramente di grande interesse, cioè Italia-Romania in un senso e nell'altro, cioè che cosa appunto i lavoratori rumeni in Italia, ma gli imprenditori italiani in Romania. È questo intreccio che, diciamo, fa di questo libro veramente un lavoro estremamente originale sull'argomento, che invece, insomma, non tocca le due sponde di solito quando si lavora sul tema, è vero? Quindi ringrazio in particolare per essere venuto e ascoltiamo con grande interesse questa conferenza. Grazie Alessandro, grazie anche alla dottoressa Chiara Cratella che mi ha guidato e teleguidato fin qui, e grazie soprattutto a voi. Migrante. Allora, nel discorso sulle migrazioni, in molte lingue rimane oscurata l'indicazione del genere, che ad esempio in italiano non emerge in termini quali emigrato e immigrato. L'emigrato è chi abbandona il proprio paese, l'immigrato è chi entra in un paese diverso dal suo. Migrante in italiano lascia la porta aperta all'inclusione del genere femminile, anche se nella trattazione dei movimenti di individui da paese a paese viene pensato e declinato più spesso al maschile che non al femminile. Migrante si riferisce alla differenza tra chi è spazialmente mobile e immigrato, a chi mette radici in un paese diverso da quello dove è nato. Nel primo caso si può intravedere anche una figura femminile, migrante. Nel secondo caso il termine torna al maschile con l'inesorabilità dell'ago della bussola. Quindi l'etichetta immigrato-immigrata, affibbiata a chi ha messo radici in un paese diverso da quello dove è nata, può durare a lungo, può essere perpetuato addirittura a vita e addirittura proiettare la sua ombra lunga su quella che si chiama appunto la cosiddetta seconda generazione, ossia sui figli e le figlie nati e nate nel paese di immigrazione dei genitori. L'ottenimento della cittadinanza può mettere gli immigrati e le immigrate al riparo più facilmente dalla condizione precaria di migranti che dal pregiudizio endemico della società di accoglienza. È già difficile diventare cittadini o cittadine, ma sicuramente neppure l'ottenimento della cittadinanza in molti casi riesce a superare e a cancellare il pregiudizio. E quindi appunto fenomeni di xenofobia e razzismo solitamente contro gruppi di più paesi,
addirittura di semicontinenti o di continenti interi. Allora, se oggi migrante è un'etichetta negativa, è sempre stato così? La risposta è sì e no. Ai punti di contatto delle comunità nomadi e stanziali, nelle prime forme della stanzialità umana, cioè circa 14.000 anni fa, e soprattutto l'altra al femminile, come insegna Claude Lévi-Strauss, a fugare la paura dell'incesto, il tabù quindi primordiale, e a costituire l'anello di congiunzione tra gruppi prevalentemente isolati attraverso appunto il matrimonio e i figli che erano frutti del connubio di due gruppi che non si erano mai incontrati. Allora proviamo ai nostri giorni a immaginare l'arrivo di Ulisse in un'isola come Lampedusa oppure, che so, a San Diego in California. Tutte e due aree molto militarizzate e molto vigili. Pensate che la città di San Diego in California porta come suo motto in latino Semper Vigilans, no? Perché evidentemente siamo sul confine con il Messico. Ecco allora l'accoglienza di circa 1700 anni fa, grosso modo, mi sto sbagliando. Un po' di più, ma insomma. Ma in realtà, voglio dire, c'è anche un significato in questo sbaglio, da parte della figlia del re, Nausicaa, sulla spiaggia della terra dei Feaci, come la racconta Omero nel sesto canto dell'Odissea. Allora, a Odisseo rispondeva Nausicaa dalle bianche braccia: «Straniero, tu non sembri un uomo né vile né stolto, ma Zeus assegna la prosperità a ciascun uomo, vile o nobile che sia, secondo la sua volontà. A te ha dato questa sorte e bisogna che tu la sopporti. Ora che sei arrivato alla nostra contrada e alla nostra città, non ti mancherà né una veste né quant'altro di cui hai diritto». Il verbo in greco è tassativo e i traduttori italiani traducono tutti quanti così. «Un supplice che arrivi duramente provato, né quant'altro di cui ha diritto un supplice che arrivi duramente provato. Ti indicherò la città, ti dirò il nome di questa gente. Abitano questa città e questa contrada i Feaci e io sono figlia del prode Alcinoo da cui dipende dei Feaci il potere e la forza». Moviola. Andiamo avanti di un bel po' di secoli e arriviamo all'inizio del Novecento. All'inizio del Novecento c'è uno studioso, filosofo, sociologo tedesco che si chiama Georg Simmel, che scrive un breve excursus sulla figura dello straniero in un grosso tomo intitolato Sociologia, che viene pubblicato nel 1905. E notate che pubblica questo libro quando il più grande movimento di popolazione europea è ancora in piena ebollizione, poiché c'è il trasferimento in quegli anni, prima della Prima Guerra Mondiale, di una massa di decine di milioni di persone dall'Europa, anche dall'Europa meridionale e orientale, verso le Americhe. Allora, ci dice Simmel,
Se il migrare costituisce, in quanto distacco da un punto spaziale dato, l'antitesi concettuale alla fissazione in un tale punto, cioè se è l'opposto, diciamo, della fissazione, la forma sociologica dello straniero rappresenta però l'unità di entrambe queste determinazioni, cioè sia il distacco sia la fissazione. Qui dunque non si intende lo straniero nel senso ripetutamente toccato finora, cioè come il viandante che oggi viene e domani va, bensì come colui che oggi viene e domani rimane. Infatti l'essere straniero è naturalmente una relazione del tutto positiva, una particolare forma di azione reciproca. Gli abitanti di un pianeta qualsiasi, Sirio, non sono per noi propriamente stranieri, almeno nel senso sociologico del termine che qui viene preso in considerazione. Ma non esistono affatto per noi. Stanno al di là di ciò che è lontano e di ciò che è vicino. Lo straniero è un elemento del gruppo stesso, non diversamente dei poveri e dei molteplici nemici interni e virgolettato. Un elemento la cui posizione immanente è di membro implica contemporaneamente un di fuori e un di fronte, cioè questa persona in realtà può anche richiamare un'altra area e un altro spazio che non è immediatamente quello in cui si è incasellato arrivando, per così dire, nel nostro territorio. In tutta la storia dell'economia lo straniero appare ovunque come commerciante oppure il commerciante come straniero, sottinteso anche quando non lo è. Il commercio può ancora sempre impiegare uomini in misura maggiore della produzione primaria. Esso è per questo motivo il terreno appropriato per lo straniero. Zimmer prosegue poi nel suo excursus sullo straniero e trae esempi dal mondo antico, dal mondo medievale a conforto della sua tesi, indicando la funzione privilegiata dello straniero come mediatore e talvolta addirittura come il reggitore della cosa pubblica grazie alla sua imparzialità e alla sua terzietà. Cioè sovente nelle città medievali, nei comuni medievali che erano piuttosto rissosi, si faceva arrivare un uomo di legge che fosse straniero per quella città e che quindi potesse in qualche modo comporre e ricomporre i dissidi del comune. Direi che a Zimmer sarebbe assai difficile affrontare il mondo contemporaneo. La sua categoria di straniero a questo punto è un ferro vecchio. Quando scriveva all'inizio del XX secolo stava compiendosi uno dei maggiori movimenti migratori nella storia, quello che si sarebbe appunto concluso con il blocco delle frontiere all'inizio della Prima Guerra Mondiale nel 1914. Questo movimento sarebbe ripreso lentamente, molto lentamente negli anni 30 e fino agli ultimi anni 40, ma sarebbe diventato un movimento di nuovo biforcato. Di nuovo, poi vedremo perché ho detto di nuovo. E cioè da una parte migrazione libera e dall'altra migrazione prima irrigimentata e poi forzata. A cominciare dagli anni 50 riprendono a prevalere le migrazioni libere, ma questa ombra lunga di un passato di coazione, di irregimentazione, si è proiettato poi nei decenni e si proietta ancora oggi su più paesi e su più continenti. Allora,
Venendo ai nostri giorni, nel 2000 gli immigrati, immigrate, residenti, cioè secondo la definizione delle Nazioni Unite, residenti in un paese diverso da quello di nascita per più di un anno, tutti quanti questi immigrati, immigrate, erano insieme circa 150 milioni di persone. Cioè all'incirca il 2,5 della popolazione mondiale. Siamo un po' più di 6 miliardi, più o meno. Quindi certamente non una percentuale alta, anche se in alcuni paesi questa percentuale si scosta notevolmente dalla media, non è il caso dell'Italia, ma è il caso per esempio della Svizzera, 19%, Lussemburgo 35 e più per cento, o Arabia Saudita, per la quale ci sono solo stime approssimative, ma forse con una media superiore al 30%. Allora, questi 150 milioni circa di individui sono disaggregabili in 5 grandi categorie. Ci sono i permanenti, ossia coloro che intendono stabilirsi nel nuovo paese, e all'incirca sono 1,5 milioni all'anno quelli che si spostano per diventare degli immigrati permanenti. Poi, in secondo luogo, ci sono lavoratori e lavoratrici a contratto che ricevono permessi per pochi mesi e che sono privati del diritto di richiamare e di ricongiungersi ai propri familiari, come per esempio succede appunto a lavoratrici e lavoratori in Arabia Saudita e in altri paesi del Golfo Persico. In terzo luogo ci sono professionisti solitamente impiegati presso aziende transnazionali. In quarto luogo lavoratori e lavoratrici senza documenti, ossia cosiddetti irregolari, che qualche volta impropriamente vengono chiamati addirittura illegali e che in buona percentuale non sono entrati irregolarmente, ma sono semplicemente rimasti oltre la scadenza del visto d'ingresso. Infine, la quinta categoria sono i rifugiati e richiedenti asilo, cioè chi ha fondate ragioni per temere persecuzioni razziste o religiose. Questa è la definizione delle Nazioni Unite. Per questa quinta categoria, di fatto, a partire dagli anni 1990, i governi evitano accuratamente di chiamarli rifugiati o rifugiati politici e li abbassano a cosiddetti asilanten, con la Y asilanten in tedesco, oppure asylum seekers in inglese, sempre asylum seekers in inglese, e quindi questi governi di solito rifiutano la categoria di emigrati in cerca di rifugio perché si dice questi sono emigrati economici che vogliono semplicemente uno standard di vita migliore e che si camuffano, si mimetizzano, imbrogliano come rifugiati politici o religiosi. E quindi questi paesi li definiscono rifugiati soltanto dopo che la richiesta sia stata eventualmente accettata
Nello scorso trentennio la pratica per ottenere la protezione di rifugiato ha richiesto tempi sempre più lunghi. Il motivo dell'allungamento è presto detto, cioè finché il governo ospitante temporeggia senza concedere l'asilo definitivo, lo Stato persecutore, per così dire, non può essere considerato un'entità che viola i diritti umani. E quindi, per così dire, quando ci si trova tra ambasciatori si può essere cordiali. Alla fin fine, appunto, si tratta di questo. È ovvio che tra queste cinque categorie possono esserci delle sovrapposizioni, ma in generale le sovrapposizioni si situano prevalentemente all'intersezione tra i turisti che si trattengono oltre la scadenza del visto e i lavoratori in posizione irregolare, cioè irregolare nel sistema di impiego. In più poi dobbiamo ricordare che i professionisti sovente non se la passano molto meglio. Cioè ci sono professionisti qualificati che sono comunque afflitti da forme di costrizione. Per esempio negli Stati Uniti molti di loro operano sotto contratto a tempo determinato e soprattutto nell'informatica e non hanno diritto ai ricongiungimenti familiari. Allora, come le migrazioni hanno assunto queste forme che contraddistinguono l'ultimo cinquantennio e sulla base di quali processi avvenuti a livello internazionale? Io credo che dobbiamo guardare alla lunga durata e quindi dobbiamo tornare indietro all'incirca di un millennio. Allora, se noi guardiamo a quello che succede nell'undicesimo secolo della nostra era, quindi qui parliamo in 1000-1100, secoli bui, si diceva una volta, e immaginiamo un viaggiatore celeste che cosa avrebbe potuto vedere dall'alto. Sostanzialmente avrebbe potuto vedere tanta campagna, pochissime città, no? Ma sarebbe riuscito a vedere grosso modo 8 grandi civiltà, di cui una, che è quella, chiamiamola Amerindia per intenderci, nelle due Americhe, era piuttosto isolata, mentre le altre 7 erano tra di loro in comunicazione, anche se era una comunicazione irta di pericoli. Allora, queste 7 civiltà sono, io ve le dico così, no? La cinese, l'indiana, la musulmana, grosso modo tra Arabia Saudita e quello che oggi si chiama appunto Maghreb, l'africana dei grandi laghi e della costa occidentale dell'Africa, la bizantina e, buon ultima, perché di gran lunga quella che contava come il fante da picche, la latino cristiana. Ce ne siamo dimenticata una, che è la civiltà ebraica, che non ha più una terra tutta quanta sua, ma si è installata in tutto quanto il Mediterraneo e soprattutto nelle grandi città del Mediterraneo. Allora, di queste civiltà, tutte avevano praticato forme di migrazione libera e migrazione coatta. Solitamente quelle libere erano riservate a maschi che erano sciolti da vincoli e adulti. Quelle irregimentate o coatte erano riservate ai servi, agli schiavi
a gran parte delle donne tratte a seguito dei movimenti migratori, e nelle civiltà cristiano-latina e bizantina le aree a cui si attingevano schiavi era soprattutto l'area abitata dai popoli slavi. Succede però un fatto davvero nuovo verso la metà del XV secolo, cioè verso il 1440-1450, e in particolare nella penisola iberica. Ci sono due processi concomitanti, cioè comincia l'espulsione di minoranze religiose, sostanzialmente ebrei e musulmani, e l'estensione prima all'Europa, prima al Portogallo e alla Spagna, e poi all'Europa, e infine anche alle Americhe, di commercio di schiavi africani, che era un commercio fino a quel momento locale delle coste occidentali dell'Africa. Allora, da questi due processi deriva il progressivo esaurimento del commercio di schiavi di origine slava e la fine delle reciproche incursioni di cristiani che rapiscono musulmani e di musulmani che rapiscono cristiani nel Mediterraneo. In un processo lento, perché a Napoli all'inizio del 600 c'erano ancora, su una popolazione di circa 300.000 abitanti, 20.000 schiavi di origine musulmana, ma sicuramente la schiavitù e le migrazioni forzate cominciano a gravare sempre di più sull'Africa occidentale. La tratta degli schiavi si potenzia enormemente poi nella colonizzazione delle due Americhe. Mentre le migrazioni di europei, nel cosiddetto Nuovo Mondo, europei occidentali, sono migrazioni di entità modesta e composte da una nebulosa di avventurieri militari, missionari, dalla penisola iberica, dalla Francia, dalla Gran Bretagna, dai Paesi Bassi in particolare, c'è un tratto distintivo nell'immigrazione britannica e olandese, ed è la presenza al suo interno di minoranze molto perseguitate e molto coese, di calvinisti sostanzialmente, che si insediano nelle terre più inospitali, fino a quel momento conosciute nelle Americhe, e che non partecipano ancora al traffico di schiavi. Allora, la tratta di schiavi verso le Americhe prosegue con la benedizione delle autorità morali e religiose del tempo, salvo qualche nobile eccezione, fino al 1807. Gli africani deportati tra il 1450 e il 1807 sono circa 11,7 milioni, di cui circa un terzo donne, e di questi 11,7 milioni all'incirca 2 milioni periscono durante il viaggio e 9,8 milioni giungono a destinazione. Al confronto, l'immigrazione da tutta l'Europa occidentale verso le Americhe nel medesimo periodo è assai modesta, sono all'incirca 800.000 individui, in parte liberi, in parte servi. Servi che si riscattano con un servizio che va di solito dai 7 ai 14 anni. Allo stesso tempo, in entrambe le Americhe, il contatto con gli invasori europei
colpisce le popolazioni autoctone che vengono decimate dalle malattie portate dagli europei e in più cicli di pestilenza, ma nello stesso tempo questa prima forma di sfruttamento, che è lo sfruttamento tesaurizzatore degli spagnoli, di cui appunto gli inglesi si facevano beffe perché dicevano: questi non hanno capito che bisogna coltivare tabacco e non cercare l'Eldorado, no? Tuttavia, grazie proprio all'argento estratto nel Nuovo Mondo, gli spagnoli aprono i primi insediamenti di filippini e in misura minore di giapponesi nell'America centrale. Questo ancora, diciamo, tra il 1550 grosso modo e il 1600. Quindi dall'Africa subsahariana si esce soltanto in catene, per un lungo periodo storico che va dal XV secolo fino all'incirca la metà del XX secolo, e questo dovremo ricordarlo poi nella parte finale di questa lezione. E l'invasione dell'Algeria da parte della Francia, della monarchia di Luglio, negli anni 1830 aggraverà la situazione estendendola anche al Maghreb, quindi Marocco, Tunisia e Algeria. Dall'Asia non si esce se non sporadicamente e sotto scorta armata delle potenze coloniali, quindi siamo in una situazione non uguale ma simile certamente a quella africana. Dalla Russia zarista si esce soltanto raramente e con il beneplacito del potere zarista, pena anche qui la condanna a morte. Salvo però che cosa? C'è una via di fuga, che è una via di fuga del freddo, cioè salvo l'esilio e il lavoro coatto in Siberia. Un confino che colpisce all'incirca 1 milione di condannati nel XIX secolo e che si accompagna anche a migrazioni libere verso il Pacifico da parte di russi e di altri popoli che riducono ai margini i gruppi autoctoni che abitavano appunto nel cosiddetto Estremo Oriente. Naturalmente i maschi bianchi, ma non tanto le donne bianche, appartenenti alla civiltà cristiano-latina, come l'abbiamo chiamata prima, conoscono minori restrizioni, specialmente nei paesi colonialisti. Anche se per coloro che non hanno altro da vendere che la propria forza lavoro, persistono forti vincoli. Sicché, voglio dire, c'è un servizio di 7-14 anni per il cosiddetto lavoro contratto di coloro che vengono o condannati per debiti o che comunque non hanno i soldi per il viaggio verso le Americhe, ma solitamente questa condizione è poi una condizione di emancipazione e non si può essere ridotti a schiavi se non si è africani. Alla vigilia della Rivoluzione francese, però, capite che aveva anche ragione Jean-Jacques Rousseau quando commentava la situazione affermando che l'uomo dappertutto nasce libero e dappertutto è in catene, diciamo quasi dappertutto. Allora, quali sono i punti di svolta in questa situazione, che non è certamente una delle migliori dal punto di vista umano? Allora, in primo luogo la resistenza quotidiana degli schiavi, poi i loro scioperi, perché anche gli schiavi scioperano nelle piantagioni e nelle città, e fino a questo avvenimento cruciale, di cui ahimè nei libri di storia qui da noi si parla poco, che è la vittoria degli schiavi di Haiti contro gli eserciti napoleonici, che sono due e che vengono battuti, e la proclamazione della Repubblica di Haiti
nel 1801 da parte degli ex schiavi. Cioè, per la prima volta nella storia, ex schiavi riescono a fondare uno Stato. La paura che questi avvenimenti di Haiti incutono negli schiavisti dell'Occidente è enorme. Però il governo britannico giunge a più miti consigli nel 1807 e proibisce la tratta degli schiavi dall'Africa, ossia non possono più esserci navi che dall'Africa trasportano schiavi verso il Nuovo Mondo, almeno navi britanniche. Il suo esempio viene seguito poi, almeno ufficialmente, dagli altri paesi europei che praticano il commercio di schiavi nell'Atlantico, ultimo è il Portogallo nel 1824. Naturalmente non viene abolita la schiavitù, viene semplicemente abolita la tratta dall'Africa al Nuovo Mondo. Il secondo punto di svolta è l'abolizione della schiavitù nelle Antille Britanniche nel 1834, più o meno quando viene normata nel 1833 la giornata lavorativa degli operai inglesi. Allora, nel 1834 gli schiavi, appena si sentono emancipati e non possono più essere incarcerati per fuga, abbandonano le piantagioni, dissodano terre incolte e si uniscono a quelli che erano già scappati e che avevano costituito microsocietà rurali. Questo avviene un po' in tutte le Antille britanniche, ma i piantatori, in particolare i piantatori di zucchero, hanno ancora un grande mercato dello zucchero da soddisfare in giro per il mondo e riesumano il vecchio circuito delle migrazioni di servi a tempo determinato che l'impero spagnolo aveva aperto due secoli prima. E quindi cominciano a importare servi, così si chiamano, dalla Cina e dall'India. C'è un verbo in inglese, to shanghai someone, che vuol dire rapire, gettare in nave e portare lontano in una piantagione i poveri che si addensano attorno al porto di Shanghai, ma anche in altre città portuali cinesi. E altrettanto viene fatto anche in India. Quindi a mano che la schiavitù entra in crisi nell'Ottocento, avanza la tratta dei cosiddetti coolies, no? Cioè i servi a tempo determinato, una tratta che a sua volta sposterà 50 milioni di migranti forzati dall'Asia verso le piantagioni delle Americhe, del Pacifico e dell'Africa australe, e che finirà soltanto negli anni 1920. Quindi, in realtà, questo punto di svolta del 1834 toglie, per così dire, un po' di pressione all'Africa e la trasmette invece all'Asia. Il terzo punto di svolta è la guerra civile negli Stati Uniti. Cioè, nel 1861 la guerra civile sulla questione della schiavitù negli Stati Uniti scoppia nello stesso momento in cui in Russia viene abolita la servitù della gleba, cioè la proibizione per i contadini di cambiare padrone. E in questo scontro armato, che durerà 5 anni negli Stati Uniti, la guerra civile, guerra di secessione,
si scontra lavoro salariato contro schiavitù. Cioè, sostanzialmente, sono gli schiavi che sono riusciti a far confliggere le due parti. Quindi lotta quotidiana degli schiavi, ma soprattutto lotta contro l'isolamento della piantagione e fuga degli schiavi a rischio della vita verso il nord che promette la libertà. Questa figura dello schiavo fuggitivo è di enorme importanza, perché lo schiavo fuggitivo è una figura sociale nuova non soltanto nella civiltà degli Stati Uniti, ma nella civiltà occidentale. Lo schiavo fuggitivo, ha scritto un grande storico, C.L.R. James, aumentò la portata dell'immaginazione popolare. Lì davanti c'era un personaggio che non solo fuggiva dalle istituzioni oppressive, ma le sfidava apertamente, le metteva nel sacco. Il suo balzo era verso il cuore della civiltà e non distante da essa, era una figura universale la cui vita era ora avventurosa, ora tragica, ora comica. Senza la presenza dei neri liberi nelle città, che riassumevano nelle loro persone la traumatica esperienza della schiavitù e della libertà, l'antischiavismo sarebbe stato solo un sentimento, un movimento elitario e distaccato in un paese impulsivo e incostante. Gli abolizionisti parteciparono in modo decisivo alle più significative battaglie per l'emancipazione umana in corso negli Stati Uniti. Abolizione della pena di morte, riforma del sistema carcerario, critica della religione ufficiale in nome di una religione antischiavistica, azione per il riconoscimento dei diritti dei nuovi immigrati e per un migliore trattamento degli indiani, femminismo e movimento per bandire la guerra. Quindi essi mettono in moto una complessa serie di forze che nessun'altra classe sociale, nessun partito, nessuna forza politica, nessuna chiesa, nessun giornale sarebbero riusciti a suscitare. E tuttavia va notato che dopo l'abolizione della tratta e dopo l'abolizione della schiavitù, per tutto il XIX secolo e per la prima metà del XX si continua a non poter uscire dall'Africa se non in catene. Il lavoro forzato si diffonde sulla costa orientale dell'Africa, mentre si intensifica nell'Africa orientale e australe il traffico e traffico di carne umana, proprio quando gli imperialismi europei negli anni 70 dell'Ottocento danno l'assalto all'Africa e se la spartiscono secondo i loro criteri di forza. Una parte alla Gran Bretagna, una parte alla Francia, una parte alla Germania, una parte poi arriverà anche all'Italia. Allora, quando Simmel scriveva all'inizio del XX secolo, stava di fatto compiendosi un doppio movimento. Questo che ho descritto, appunto, del migrante forzato dall'Asia, e invece un movimento di individui liberi nell'Europa prima centrale e settentrionale e poi meridionale, Italia compresa, e orientale, Russia compresa, e però appunto questo è un movimento che, come vi dicevo, si interrompe alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Le grandi migrazioni verso le due Americhe dall'Europa tra gli anni 1840 e l'inizio della Prima Guerra Mondiale sono la risultante di grandi crisi in Europa, ma anche in Asia, a partire dalla carestia irlandese della metà degli anni 1840, l'immiserimento dei contadini italiani, ma anche l'immiserimento
per esempio, in ampie aree dell'India e della Cina. Quindi la stessa efficienza dell'agricoltura statunitense o argentina o brasiliana rovina, per così dire, i corsi delle derrate agricole prodotte in Europa e attira questi stessi individui rovinati verso le sponde delle due Americhe. Qualcosa del genere succede anche per quanto riguarda la Cina, cioè c'è un tentativo di migrazione libera dalla Cina, ma questa viene chiusa negli anni 80 dell'Ottocento perché avvengono veri e propri pogrom contro i cinesi in California e soprattutto lungo le linee ferroviarie in costruzione, sicché c'è una legislazione statunitense che chiude le porte ai cinesi negli anni 80 dell'Ottocento. Allora, questo quadro si complica molto quando l'industria diventa un'industria a tempi sempre più stretti, sempre più disciplinati e sempre più irregimentati. Qualcuno di voi ha sentito parlare di taylorismo e di fordismo e posso soltanto ricordare, qui devo andare piuttosto brevemente, che questa disciplina di fabbrica produce quello che il buon padre Dante chiamava il mirogurge, cioè questo mirabile gorgo, un vortice. Il vortice in che cosa consiste? Consiste nel fatto che quando Ford inaugura la sua prima catena di montaggio attorno al 1912-13, ha a disposizione un mercato del lavoro che gli sembra appropriato, che è quello di Detroit, da cui può pescare e a cui può attingere come vuole. Nel 1913 questi operai che entrano alla catena di montaggio di Ford sentono talmente grave, pesante, asfissiante il ritmo di lavoro della Ford che il ricambio all'interno della Ford in un anno è del 300%, cioè ogni 4 mesi è come se tutti uscissero e ne entrassero a migliaia di nuovi che vogliono provare. Dopo altri 4 mesi questi escono tutti quanti di nuovo in massa e bisogna reclutare sempre più lontano. Questa situazione di forte disciplinamento nei sistemi tayloristici e fordisti di produzione e di gente, individui che votano con i piedi, cioè se ne vanno perché non possono resistere a queste forme di sfruttamento e disciplina, è una situazione che amplia, per così dire, il bacino di individui a cui attingere. Diventa sempre più difficile reclutare a livello locale, occorre andare sempre più lontano per trovare gente disposta a sottoporsi a questo genere di disciplina. E quindi i sistemi di impiego tendono a internazionalizzarsi sia negli Stati Uniti sia in Europa centrale, ma attenzione, è una internazionalizzazione bianca. Bianca nel senso che riguarda soltanto candidati allo sfruttamento di origine europea.
Dopo la prima guerra mondiale, negli Stati Uniti il capitale industriale e i sindacati di mestiere respingono il tentativo degli africano-americani di entrare nell'industria, soprattutto nel Midwest e nell'Ovest. Piuttosto che assumere africano-americani, il settore dell'auto e in particolare la Ford vanno a raschiare il fondo del barile nel Mediterraneo, reclutano per esempio in un posto che fino allora era stato trascurato, Malta, no? Più di 20.000 in un colpo solo, nell'area dell'Europa orientale, soprattutto l'area sudorientale, Romania, Bulgaria, e riservano agli africano-americani pochi lavori tra i più pesanti, ma esclusa la catena di montaggio, cioè sostanzialmente i lavori di fonderia e i lavori di lavorazione a caldo dei metalli. Allora, questi operai, per così dire, disciplinati fordisticamente, hanno urgenza di guadagnare, sono arrivati dall'Europa con pochissime lire o copeche in tasca. Tra il 1899 e il 1910, i migranti in arrivo negli Stati Uniti recano con sé mediamente 21,50 dollari a persona. E già sono cifre importanti. Quindi occorre lavorare subito, occorre risparmiare all'osso, occorre mettersi in pensioni che diano soltanto l'essenziale, e tuttavia uomini e donne possono espandere i confini delle rispettive sfere di vita, poiché il lavoro industriale ormai fa meno dell'unità lavorativa uomo-donna, come era ancora prevalente in agricoltura o nell'attività artigianale. Nello stesso tempo però c'è una forte rivalità tra gruppi nazionali che viene promossa e incentivata dalle associazioni padronali stesse. E quella unità di classe di cui si parla negli anni 20, ma che non si riesce a realizzare, si riesce a realizzare soltanto nel calore bianco della Grande Depressione e del New Deal di Franklin Roosevelt negli anni 30, come poi succede anche in Francia, in Gran Bretagna, nei paesi scandinavi. Ma attenzione, negli Stati Uniti, come anche in larga parte in altri paesi, non sono i sindacati che organizzano gli scioperi per il riconoscimento del lavoro industriale, sono gli scioperi che organizzano i sindacati e che li mettono in piedi. Sono le lotte che mettono in piedi i sindacati, ma non sono i sindacati che organizzano gli scioperi. Questo è estremamente importante da ricordare. Ma c'è la biforcazione, come dicevo prima. La biforcazione consiste nel fatto che mentre in questi paesi che ho nominato c'è un processo di mobilitazione, di sindacalizzazione, di riconoscimento di diritti uguali per tutti, in Europa succede invece, avviene l'inenarrabile, e cioè che la deriva va verso non soltanto il fascismo ma il nazismo. Il 1933 è il momento dell'insediamento di Roosevelt negli Stati Uniti e dell'inizio del New Deal, ma è anche il momento della vittoria di Hitler. E in Europa continentale, ma anche nell'Asia nord-orientale sotto l'imperialismo giapponese, prima si imprigiona in campi di concentramento gli oppositori politici di sinistra, poi si pratica una politica di espulsione degli ebrei. Soltanto che nel 1941 dall'espulsione si passa alla cosiddetta soluzione finale, cioè lo sterminio attraverso il lavoro, nelle condizioni più disumane e sulla scala industriale più gigantesca che la storia dell'umanità abbia mai conosciuto.
ebraio, omosessuale, zingari, gran parte dei prigionieri politici, dei prigionieri sovietici. Nell'Asia nord-orientale, dicevo, l'imperialismo giapponese conduce operazioni analoghe, in particolare contro i coreani e contro la popolazione della Manciuria, in un lungo processo di migrazioni forzate che si protraggono tra il 38 e il 45. Ma qual è il lavoro forzato a cui queste misure di regimentazione mirano? In generale è il lavoro industriale seriale, il lavoro appunto fordizzato, come dicono nell'Europa centrale, il lavoro delle 3D, cioè dirty, dangerous and difficult, sporco, pericoloso e difficile, sul quale in tempi di libertà si può votare con i piedi, ma certamente in tempi di regimentazione non si può più votare con i piedi. Si tratta di migranti coatti, ma coatti prevalentemente in quanto incatenati appunto al lavoro seriale e quindi in quanto operai industriali senza diritti, perché di questo si tratta, operai industriali senza diritti, operai e operaie industriali senza diritti. La fine della Seconda Guerra Mondiale vede la prosecuzione di lotte anticoloniali che già erano sorte episodicamente dopo la vittoria degli schiavi di Haiti. Queste vittorie qualche volta hanno delle battute di arresto, si estendono delle sommosse negli anni 30 in Africa e in Asia e attraverso la Seconda Guerra Mondiale anche per il 25enne successivo. Attorno alla fine degli anni 40 queste lotte hanno già sicuramente e saldamente conquistato il centro della scena internazionale. Mentre, per così dire, i popoli che non possono uscire se non in catene dai loro paesi o dai loro continenti stanno lottando contro il colonialismo, per i gruppi bianchi destabilizzati dalla guerra c'è la possibilità di avviarsi verso i paesi industrializzati, soprattutto dell'Europa centrale, quelli che hanno più penuria di braccia perché hanno subito enormi perdite durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma negli Stati Uniti, durante la guerra e dopo la guerra, avviene un fatto nuovo, e cioè il fatto che per la prima volta il padronato industriale è costretto dall'autorità federale ad assumere nell'industria africano-americani. Se voi parlate con qualche anziano africano-americano, sicuramente conosce un nome, un numero magico. L'ordine federale 8802 è l'ordine con cui Roosevelt intima agli industriali di assumere africano-americani nel 1941, pena il taglio delle commesse militari alle singole fabbriche e alle singole aziende. E questo è un argomento molto persuasivo, evidentemente. Ora, questa inserzione più o meno forzata di africano-americani nell'industria permette poi alla rivendicazione della fine dell'apartheid nel sud degli Stati Uniti di avere una certa forza, una certa consistenza. E nello stesso tempo sta avvenendo qualcosa di molto nuovo anche in Asia, cioè
mentre subito dopo la Seconda Guerra Mondiale ottenevano l'indipendenza, soltanto grandi paesi che per essere controllati dalle potenze coloniali avrebbero sbancato letteralmente queste potenze coloniali, per esempio la Gran Bretagna rispetto all'India. Tuttavia, dopo il 1949-50, anche piccoli paesi cominciano a dimostrare che si può lottare e vincere contro grandi potenze coloniali. La svolta è del 1954 ed è la vittoria dei vietnamiti a Dien Bien Phu. Allora, per chiudere, posso soltanto dire che i decenni successivi agli anni 60 si possono definire grosso modo, con un'unica formula per essere brevi, l'età dei trapianti. Da un lato il trapianto degli investimenti diretti, cioè degli investimenti industriali nelle zone dei salari più bassi in America Latina, ma soprattutto in Asia, da parte dei maggiori paesi industriali. Quindi un mutamento fortissimo, poiché fino agli ultimi 50 anni circa, quando si operavano investimenti diretti, si andava soprattutto a cercare materie prime, produzioni agricole non spostabili, e quindi si tendeva a riprodurre i vecchi rapporti di piantagione. E dall'altro lato invece il trapianto di immigrati nei paesi industrializzati, ma in condizione di stigma sociale, nonostante la retorica dell'integrazione dei diritti. Cioè noi siamo grosso modo ancora nella situazione del piantatore bianco delle Hawaii che diceva alla fine dell'Ottocento: gli immigrati, dice, diventeranno cittadini intelligenti, assolutamente, dice, ma noi qui abbiamo bisogno di lavoratori di piantagione ed è quello che vogliamo. Noi non vogliamo cittadini, noi vogliamo dei lavoratori di piantagione. Questo è un bel problema per la democrazia. Quindi, in condizioni di stigma sociale, nonostante la retorica dell'integrazione dei diritti, i trapianti quindi e in alternativa i sentieri stretti, come ci descrive Stefano Liberti in questo articolo, e soprattutto se vedete poi qui nell'angolo questo bellissimo documentario che è stato fatto da Andrea Segre, Riccardo Bialane e Dagmawi Ymer, che io ho visto e che è intitolato Come un uomo sulla terra, che vi auguro di poter vedere. Allora, il terreno politico su cui questi migranti in parte si trovano a sfidare lo stato delle cose presenti è anche un terreno politico che, come lo schiavo fuggitivo nell'Ottocento, essi contribuiscono a plasmare. E qui, come già a suo tempo, gli schiavi fuggitivi, la massima espressione della propria individualità, coincide ancora con il massimo dispiegamento dell'azione collettiva. Ed è soltanto nell'azione collettiva che si situa la possibilità di abbattere le barriere della discriminazione, così come le dice Nausicaa nel modo più semplice. Stranieri e mendicanti sono sotto la protezione di Zeus e il nostro dono è modesto ma amichevole.